Amede. Chiama dire tu, ah, la pizza fritta si mangia la mattina, la pizza fritta. Allora, ti sto portando, che facciamo fatto il giro di Parigi e loro fanno il pizza fritta. E allora il bello di farti vedere come nei quartieri, ok, ci stanno quei posti che il loro quartiere. Uso pure chi li fa il quartiere, ma perché magari l'ha conosciuto in qualche situazione. Però sono meno conosciuti. Ma dire tu, oggi ti faccio la pizza fritta fatta. Uno dei pilastri fatta, così, della pizza fritta. Uno di quelli bravi, uno di quelli bravi che fa il pizza fritta. E lo fa da cioè. Ma qua adesso siamo a Piazza Mercato, dietro Piazza, Piazza Mercato. Allora, se tu scorgi, questa è la chiesa di Santa Croce al mercato. Okay. Quella che si vede, diciamo, dall'altra parte di Piazza Mercato. Questa mulla di rete, giusto proprio alle spalle proprio. E come già facevamo vedere. Chiesa di prima Sant'Ignazio, poi del Carmanello. Siamo proprio a Piazza Mercato, che è Sant'Eligio, lì siamo proprio a Piazza Mercato. E ti dice, la pizza fritta si mangia la mattina, tu vuoi fare a pranzo. Ah, ok. E lui è Mario, Mario di Erbiccerill, e lui già stava con Cabangarello, come già abbiamo spiegato, no? Che per affrontare, per sbarcare il lunario ci si metteva con questi bangarella, questi cauruna, i chinarugli. E Mario, mi ricordo che era vicino, la magna pizza fritta si metteva in coppe barattara. Poi spiegheremo perché si chiama coppe barattara. E si metteva lì, se il suo nome mi ricordo, che la pizza fritta era mattina, la mattina. Ma non te lo faccio conoscere. Mario, buongiorno! Buongiorno! Signor Mario, buongiorno. Buongiorno, Dicono che fa le pizze fritte, è vero? Così dicono. Allora, parlavo di te, siccome che sto iniziando, perché, come dicevo, in dei quartieri, boh, ci stanno dei piccoli localini, delle cose storiche, però non si conosce. Perché, allora, mettiamoci a mangiare la pizza fritta a Dumaratil, che, ecco, pizza fritta a Dumaratil. Cioè, già quando il quartiere ci mangi a mangiare la pizza fritta a Dumaratil, hai detto tutto. Aspetta, io mo nel video vedo delle cose, ma quelli sono i cosiddetti bacetti. I riavolil, forse. No. Che sono? Cosa sono? Allora. Ora vi facciamo vedere che cosa sono. Ah. No, ora ci fa vedere, Ora vi faccio vedere come fa la pizza fritta martino. Noi ci la mangiamo e abbiamo fatto conoscere una tusticella dove. Poter assaggiare pizza fritta napoletana. La pizza fritta, Ma tu dove... Anzi, se sapete qualche altro posticino, però deve essere proprio chi li posticina, non ci sta né terra camera né cielavri, comprendiamoci, capisci a me. Fatemi sapere, contattateci, ok? Qualche localino, qualche persona che voi sapete sta una scusa, o sapecco, un quartiere, se è conosciuto, no? Ci conosciamo, né? Allora, ecco, ho fatto l'assaggio. Eccolo qua. Pistacchio, mortadella e prova. Va bene, nel frattempo che tu ti prepari per fare una pizza fritta, mi facciamo l'aperitivo, ti. Avete? A cui si mangia pure la mascherina, Diretto che. Diretto spegni che devo mangiare. Eccola qua. Questo comunemente chiamato battiloccio. Però per chi viene, diciamo, fanno pisciatilla. Cioè, si dica a male, fammi un battiloccio, rimane spiegato. Ah, un battiloccio. Si dica, fammi un pisciatilla. Non capisci. O pisciatilla, perché salta. Perché salta nell'olio. Vabbè, diretto, io questo è proprio il momento di dire, chi più ne sa di questi luoghi, più ne metta nei commenti, o magari, proprio non ne perdere, perché voi nei commenti si possono perdere, nei messaggi privati. Messaggi privati, ci dite, non so, veniamo a scoprire luoghi a pizza fritta, uvanino, no? Un qualcosa di tradizionale napoletano di street food. Dite tu, vieni che ti mangio, vieni. Eppure questo è buona storia.